Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie parole, e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi crediate». Pace e bene a tutti, carissimi amici, ancora insieme per un nuovo appuntamento con il Signore dei giorni. Siamo giunti alla sesta domenica di Pasqua e ci proiettiamo verso la celebrazione del 40° giorno dopo la Pasqua con la solennità dell'Ascensione del Signore e del 50° giorno dopo la Pasqua con la solennità di Pentecoste. Questa domenica anticipa per certi versi proprio i temi delle prossime solennità e ci rasserena il cuore con l'auspicio della pace e l'invito di Gesù a non lasciarci turbare o farci intimorire dal suo mistero. Vi lascio la pace, ascolteremo nel Vangelo. Vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: vado e tornerò da voi. Se mi amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. La chiave per comprendere, per entrare in questo mistero che riempie di gioia il cuore dell'uomo, è l'amore. E domenica scorsa Gesù ci ha ricordato che è Lui la misura dell'amore, il modello del vero amore. L'amore che dobbiamo vivere e incarnare è quello suo, amarci come Lui ci ha amato. In questa domenica, inoltre, Gesù ci chiarisce ulteriormente il concetto del vero amore, o meglio, ci dice a cosa conduce l'esperienza del vero amore, del suo amore. Il Vangelo che ho richiamato e che ascolteremo domani comincia proprio con questa idea, con questa tematica. Se uno mi ama, dice Gesù, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. È molto forte questa espressione di Gesù: chi ama secondo il suo comandamento gode della presenza della Trinità nella sua vita, vive cioè l'esperienza della inabitazione del Dio uno e trino. Si percepisce poi nella stessa pericope evangelica l'imminenza della partenza di Gesù dai suoi per ritornare al Padre, ma ad un tempo rassicura di non abbandonare i suoi, di non lasciarci orfani, perché ci sarà un Consolatore, il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel suo nome. Lui, dice Gesù, riferendosi allo Spirito Santo, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà ciò che vi ho detto. Siamo così in questo tempo della luce dello Spirito Santo. È Lui che ancora oggi dona forza e vigore al nostro cammino di fede. È Lui che ci insegna ogni cosa, è Lui che ci ricorda tutto ciò che il Signore ci ha detto e ha fatto per noi.
È Lui che viene incontro alla nostra debolezza. È Lui che alimenta la nostra speranza e ci conduce all'esperienza della vera carità. Solo la docilità al soffio del suo amore ci farà sentire forti e abbatterà ogni timore e turbamento nella nostra vita. Rallegriamoci allora perché il Signore è con noi sempre. Pace e bene e buona domenica a tutti.